Ciao, oggi parliamo dell'olio essenziale di menta piperita. La menta è coltivata un po' in tutto il mondo. La Francia ne fa poca, ma di altissima qualità. Viene coltivata soprattutto in America, è il maggiore produttore di olio essenziale di menta, gli Stati Uniti. Viene coltivata anche in America del Nord, in Marocco, insomma, è abbastanza universale. Una antica leggenda della mitologia greca dice che la ninfa menta fu trasformata nella pianta da una gelosia femminile. È una pianta molto antica perché già nell'epoca dell'Egitto prima di Cristo vi era la menta. Le proprietà terapeutiche della menta sono digestive, antinausea, promuovono la digestione, sono anche antivomito. Inoltre la menta ha delle proprietà antalgiche molto importanti. Viene utilizzata contro tantissimi problemi di dolori, a partire dal mal di testa fino ai reumatismi, ma anche problemi dovuti a traumi, quindi le botte. Inoltre viene utilizzata anche sulla pelle per i problemi di pruriti, soprattutto per le punture di insetto, per alleviare il prurito. Come utilizzare la menta piperita? A seconda dello scopo vi è un modo diverso di utilizzo. Se la utilizzi per promuovere la digestione, prendi 2 gocce di olio essenziale di menta su uno zuccherino oppure un cucchiaio di miele, un quarto d'ora prima di mangiare, prima dei pasti. Se la utilizzi per i dolori, per esempio per il mal di testa, puoi spalmarla direttamente sulle tempie o sopra i seni paranasali. Se invece la utilizzi per punture di insetti, la puoi diluire al 30% con dell'olio di calendula e la massaggi sulla zona interessata. Con la menta bisogna stare attenti a non utilizzarla durante i trattamenti omeopatici o comunque mantenere una distanza di almeno 2-3 ore perché chiude i pori sotto la lingua e quindi se viene utilizzata per via orale non permette al trattamento omeopatico di essere efficace perché non viene assorbito, perché l'assorbimento dei trattamenti omeopatici è per via sublinguale. Chi non può utilizzare l'olio essenziale di menta? Le donne in gravidanza allattamento, i bambini sotto i 7 anni, le persone allergiche alla menta o gli asmatici che non sanno di essere allergici, ma anche le persone che soffrono di epilessia.